Tra pochissimo in onda l'informazione raccontata per la produzione della redazione di Sicrapress, la cronaca in primo piano, gli approfondimenti sulle proteste di queste giornate e quella di domani del mondo dello spettacolo. Ieri è toccato al mondo della danza in Piazza Teatro Massimo a Catania. Parleremo poi della politica catanese, del Consiglio Comunale che ieri ha approvato il rendiconto 2018 che ha un significato particolare e ve lo spiegheremo perché con un ospite in studio, il presidente del Consiglio Comunale di Catania, Giuseppe Castiglione. E poi tutto ciò che riguarda l'emergenza Covid, tutto questo all'interno dell'informazione raccontata tra pochissimo in onda. Quando la passione diventa mestiere. Paper Service di Rodolfo Rapisarda. Arredi per uffici, cancelleria, armadi metallici, armadi spogliatoio, classificatori, banche, casseforti e molto altro ancora come macchine per ufficio, informatica, telefonia, TV monitor, videoproiettori e macchine fotografiche. Paper Service riserva la vendita ai possessori di partita IVA. Paper Service si trova a Catania in via Enrico Fermi numero 3, numero 5. Trovate questo nuovo appuntamento con l'informazione raccontata, che lo ripetiamo, non è un telegiornale, ma un talk che viene prodotto dalla redazione di Sicrapress che punta i riflettori sugli approfondimenti per andare oltre la notizia. Un saluto particolare a tutti coloro che ci seguono sui social, quindi su Facebook in particolare, quindi su Sicrapress e sull'informazione raccontata di Prima TV, ma anche a coloro che ci seguono sul canale televisivo di Prima TV. 87 oppure 666. In apertura vediamo subito un titolo della nostra testata giornalistica www.sicrapress.it che riguarda purtroppo ancora il Covid perché al San Marco di Catania, l'ospedale, il nuovo ospedale sorto a Librino, è stato chiuso il reparto di neurochirurgia perché sono stati trovati 12 infermieri positivi, due operatori sociosanitari e un medico, in totale 15. E dunque si sta sanificando il reparto appunto di neurochirurgia del San Marco di Catania, che rimane comunque aperto e operativo. E adesso subito la cronaca, perché abbiamo un filmato della Guardia di Finanza. Pensate, approfittando del periodo di crisi della pandemia, un estortore chiedeva il 120% sul prestito ad un ristoratore che aveva problemi a proposito della pandemia ed è stato arrestato
Giuseppe Luigi Celi, di 33 anni, catanese, che avrebbe commesso il reato di usura aggravata dal metodo mafioso. Nell'ambito della stessa operazione è stato denunciato anche il padre Antonino Celi per illecita detenzione di una pistola e per il possesso di 40 cartucce. Le indagini della Guardia di Finanza di Catania sono iniziate dall'esame della posizione economica di un imprenditore catanese della ristorazione in forte difficoltà anche a seguito dell'emergenza Covid. L'imprenditore catanese aveva un debito con Celi, debito che era stato caratterizzato da elevati tassi usurari. È stato infatti accertato che Celi aveva prestato in più tranche a partire dal febbraio scorso di quest'anno 3.500 euro al ristorante catanese, che li aveva utilizzati, appunto il ristoratore, anche per la prosecuzione dell'attività economica. A fronte di tale prestito l'imprenditore doveva restituire, pensate, attraverso alcune rate, un tasso di interesse superiore al 120%. Poi tutto questo è avvenuto anche perché la Guardia di Finanza si è appostata in un distributore di Mister Bianco dove è avvenuta la consegna e l'arresto appunto di Giuseppe Luigi Celi di 33 anni. E da un'operazione di cronaca all'altra, parliamo adesso dei carabinieri, che quelli del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Catania, che hanno dato esecuzione ad un decreto di confisca di beni emesso dal Tribunale nei confronti di Francesco Ferrera, nato a Catania 56 anni fa. Questo è l'immobile sequestrato a Via Grande, in via Penninazzo. Le indagini patrimoniali hanno fatto emergere che a Ferrera sono riferibili in modo diretto o indiretto diversi cespiti, il cui valore appare sproporzionato rispetto al reddito dichiarato. Sull'ulteriore presupposto della ritenuta pericolosità sociale di Ferrera, in quanto indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa, sono stati confiscati un complesso immobiliare di via Penninazzo, come stiamo vedendo, nel comune di Via Grande, intestato al figlio Natale Ferrera, composto da un magazzino di 11 metri quadri, un appezzamento di terreno, un piccolo locale di deposito e ancora una abitazione, in particolare di tipo popolare, di 7 vani e mezzo, un negozio, botteghe, un terreno agricolo, un fabbricato rurale. Il valore dei beni confiscati a Francesco Ferrera si aggira intorno agli 800.000 euro. E adesso veniamo un po' all'emergenza Covid. Vi facciamo vedere per qualche minuto un filmato girato da un italiano in Svezia, dove nonostante l'emergenza sia internazionale, sia mondiale per quel che riguarda il Covid, la gente all'interno dei magazzini, dei grandi magazzini, circola senza la mascherina. Guardiamo questo contributo e poi i primi collegamenti per parlare anche delle proteste. Buongiorno amici della pagina, eccomi qui, Riccardo da Stoccolma, oggi è l'ultimo giorno, adesso vi faccio vedere la situazione. Qualcuno non crede alla data di oggi, non crede che questo sia in diretta, ho appena comprato un ombrello, eccolo qui. Allora andiamo a vedere la data di oggi, guardate un po' la data, guardate la data di oggi, qui che c'è scritto 28 ottobre 2020, ok, adesso spero che la gente creda che è un video in diretta, come vedete la gente vive una vita tranquilla, i negozi sono aperti, nessuna mascherina, ma nemmeno uno, cioè se tu paghi forse qualcuno se la mette, ma lo devi pagare, capito, per mettersi una mascherina. Questi sono i dipendenti del negozio, la vita scorre normale, guardate quante persone ci sono, ricordiamoci è martedì, è mercoledì oggi, mercoledì all'ora di pranzo, guardate. Dove stanno le mascherine? Dove stanno? Non esistono! Tutte le cose che vi racconto sui giornali della Svezia sono tutte cazzate! Lo capite o no che sono tutte cazzate? Svegliatevi! Svegliatevi! E
queste sono dunque le immagini che sono state registrate ieri in un grande centro commerciale in Svezia da questo italiano che è rimasto perplesso di fronte a tanta gente senza la mascherina. Ciò non toglie nulla al momento di emergenza sanitaria, ma soprattutto anche economica del Covid in Europa, nel mondo e soprattutto in Italia. Allora chiedo alla regia di mettermi in collegamento con Agostino Zumbo, l'attore Agostino Zumbo che salutiamo. Ben trovato Agostino, come stai? Bene Umberto, tutto a posto, tutto bene, meraviglioso, stiamo partendo per le Seychelles, andiamo in vacanza e siamo felici. Ma è vero che non lavorate da 9 mesi voi attori? Ma guarda, io diciamo non parlo a livello personale, ma parlo per i miei per solidarietà per i miei colleghi artisti. Non lavorano da 9 mesi, io mi metto di lato, cioè solidarietà piena. Non lavorano da 9 mesi e sono fermi la maggior parte, tranne alcune poche situazioni. Alcuni colleghi lavorano, hanno lavorato, ma comunque questa è la situazione. No, non c'è lavoro. Non c'è lavoro. E poi con l'ultimo DPCM la situazione diventa particolarmente grave, evidentemente. Vi siete già sentiti perché domani scenderete in piazza, domani in tutta Italia ci sono delle manifestazioni. Adesso in regia Lucy Gulotta ci farà vedere le locandine che riguardano appunto questa protesta, questo ennesimo grido d'appello del mondo dello spettacolo che non è fatto solo dagli attori ma dalle maestranze, dagli assistenti, dai tecnici, da un mondo che non sono numeri ma sono le vite delle persone. Agostino. Allora guarda, in questo momento è difficile per chi gestisce, per chi subisce e quali sono le decisioni da prendere. Allora nessuno di noi, io non sono un negazionista, quello che sta succedendo c'è, esiste a livello mondiale. La cosa che sconvolge di più e che ha sconvolto di più, vista che la categoria degli artisti è, diciamo, è rimasta ultima, per ultima, non è stata presa in considerazione subito. Qualcuno magari ha detto vabbè, quello è svago, e ci sono state delle bacchettate da parte dei vertici romani a dire ah, ma perché state protestando? Allora non c'è bisogno di bacchettate, ovviamente sai a cosa mi riferisco o sappiamo a cosa ci riferiamo, perché subito appena dopo uscito il DPCM c'è stata una reazione e i vertici hanno fatto un video dove bacchettavano questi artisti. Questo io lo trovo poco carino, poco interessante, perché non c'è bisogno di bacchettate, anche perché sentiamo parlare di milioni, di miliardi, di miliardi, di milioni, di miliardi, di milioni, però ancora molti aiuti non sono arrivati a molti artisti perché la macchina burocratica, anche se poco fa sentivo in un altro TG che tutto è a posto, ma che comunque se ci sono dei ritardi è dovuto alla mancanza di strutture tecnologiche e di personale. Ma dico, siamo alla follia. Siamo alla follia, cioè non si può dire va tutto bene, abbiamo pagato questo, abbiamo pagato quelli. Molta gente non ha ricevuto tutto questo, ma gli artisti soprattutto sono stati completamente massacrati. E dico, parlo di artisti in generale, no? Attori, danzatori, e tutto, diciamo, l'indotto. Sono 250.000 persone in Italia. Quindi questa attenzione nei confronti degli artisti e i vertici del Ministero fanno le bacchettate? Cioè rimproverano perché c'è stata una reazione? E questa è una cosa. Altra cosa, si stanno dando tante, come dire, tanti finanziamenti, ma le piccole realtà, le piccole associazioni, i piccoli gruppi che diciamo producevano degli spettacoli si sono dovuti fermare.
mentre l'ente pubblico o il teatro pubblico continua ad avere dei finanziamenti, non voglio entrare in una polemica qua perché non è giusto, i colleghi è giusto che lavorino, ma se l'ente pubblico o il teatro pubblico riceve dei finanziamenti, li può spendere questi soldi, anziché pensare a ristrutturare la sala, a fare delle cose strane, quindi... Le piccole realtà invece, associazioni, piccoli gruppi che danno lavoro, si sono fermati e non riapriranno. Mentre l'ente pubblico che ha, o il teatro pubblico che ha dei finanziamenti, continua a lavorare, ma non attenziona il territorio. A proposito di questo, oggi il nostro giornale online ha pubblicato una intervista con l'attrice Carmela Buffa Calleo, che appunto dichiara: è calato il sipario e i soldi arrivano ai teatri e non agli attori. Poi parliamo di teatri pubblici in particolare, e quindi una crisi aggravata ancor più da questo stato delle cose. E questo è un altro aggravante, evidentemente. È tutto un settore in grave crisi, dico al di là degli aiuti, del tavolo di concertazione che si chiede domani con questa manifestazione, ripetiamo, nazionale, che si chiama l'assenza spettacolare. Ecco, pensate di poter ottenere onestamente qualcosa? Cioè, sei fiducioso, Agostino? No. No. Assolutamente no. Perché nel momento in cui, diciamo, questi soldi che vengono dati, elargiti, allora il FUS no, quest'anno non rendi conti, o se rendi conti, la... molti teatri pubblici, come diceva anche la Carmela Buffa Calleo, meritevole, grandiosa per quello che ha fatto e quello che sta facendo, con grande ironia ma con grande amarezza. No, perché poi questi soldi che vengono dati a un teatro pubblico, poi comunque sulla scelta su come spenderli, o per fare delle operazioni streaming, online, eccetera, c'è sempre una discrezionalità sulla scelta degli artisti, che viene, come dire, messa, giusto, va bene, giusto che lavorino, ok, ma se tu hai 100, questi 100 li devi distribuire nel territorio, anziché chiamare 5 artisti, ne chiami 100, gli dai 10 ciascuno, ok, ma gli dai un sostegno. Invece questi fondi che vengono dati al teatro pubblico, sì, vengono spesi poi anche per fare delle attività in streaming, eccetera, o per preparare altri spettacoli. Quindi io non credo che agli attori arrivino poi questi soldi. Per quanto riguarda il teatro privato, cioè, diventa ancora più complicato, più difficile. Allora ci vuole un maggiore rispetto, un maggiore controllo. Di tutte queste situazioni. Ok, adesso si andrà verso lo streaming sempre di più, che io non amo, non mi piace, perché il teatro non è streaming, il teatro dal vivo è un'altra cosa, ovviamente lo sappiamo tutti, ma se in questo momento c'è questa possibilità, il territorio, gli artisti del territorio che sono alla fame, e questo purtroppo è la realtà, come un'altra cosa che la nostra Carmela Buffa Calleo, che io apprezzo e ammiro molto, con grande ironia ha detto, ma non perché l'ha detto lei, l'hanno detto anche i tavoli sindacali, dove si chiedeva a maggio, ad aprile, la CGIL ha avuto, adesso la manifestazione è CGIL e CISL UIL, ma la CGIL a Catania ha comunque fatto un'azione, non solo a Catania, in Sicilia, hanno fatto degli incontri dove hanno detto, se ci sono dei fondi, e c'erano dei fondi, che parliamo quasi di 1 milione di euro, creiamo un fondo solidale subito, per gli artisti siciliani, e comunque gli diamo un ristoro in più e un aiuto in più, perché in questo momento la ripartenza non c'è, questo a giugno, non ci può essere la ripartenza, anche se poi c'è stata una falsa ripartenza da parte di un teatro pubblico catanese. È una falsa. Allora, questi soldi storniamoli, adesso tecnicamente non lo so, poi magari dico delle fesserie, storniamoli, questi soldi, facciamo un fondo solidale. No, no, sono stati spesi per altre cose, per altre cose. E lo sappiamo, perché, non stiamo qui a polemizzare, perché, ma lo sappiamo, no, 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 e tutto è chiaro e trasparente.
non è polemica, attenzione, magari quelle cose non potevano stornarle, no? Erano degli impegni presi, per carità, io non voglio, non faccio polemica, però alla luce del sole, questa è la realtà, la fame di tanti colleghi, la fame, ragazzi, io non voglio esagerare, non voglio essere catastrofistico, però è vero, c'è un problema, il pane, la CGIL in questo, e adesso si è accodata a livello nazionale, CISL, UIL, eccetera, noi chiediamo l'unione degli artisti, non la divisione. Tutti i colleghi che hanno lavorato, che si uniscano in questa protesta, perché hanno lavorato un mese, ma adesso saranno altri 6 mesi senza lavoro. Quindi io vorrei l'unione, la battaglia, tra virgolette, non contro il lockdown, se si deve chiudere perché ci sono dei numeri che stanno salendo in maniera esponenziale, per cui è chiaro che dobbiamo stare attenti, eccetera. Un'altra cosa, e poi mi fermo, la garanzia di quegli attori che nel DPCM dice possono lavorare all'interno, ma non si possono fare spettacoli al pubblico. Ma il lavoratore che è all'interno e sta provando e sta facendo dei laboratori, è assicurato? Ha una garanzia nel momento in cui si infetta e è contagiato da Covid-19? Non ha queste garanzie, nessuno lo fa. Non lo hanno fatto, non credo che ci siano. Quindi se un attore, pur lavorando all'interno, in questo momento si contagia, saranno cavoli suoi perché dovrà andarsi a fare il Covid, il tampone a sue spese, perché se deve stare a casa magari gli si interrompe il contratto. Cioè, quindi questo, ecco cosa in questo DPCM, puoi lavorare all'interno, non puoi fare spettacolo al pubblico. Ma che vuol dire? Sei assicurato? C'è un'assicurazione, la sanità, che lo garantisce se si ammala? Non lo sappiamo. Certo, allora ti porto in piazza Teatro Massimo, dove ieri pomeriggio si è svolta la manifestazione di protesta delle scuole di danza, associazioni di ballo in generale, e la riviviamo, così la riproponiamo a coloro che non hanno avuto modo di seguirla attraverso i social e attraverso anche la diretta che ieri vi ha proposto la nostra testata, sicrapress.it. Allora andiamo a rivedere la sintesi di quanto è avvenuto ieri in piazza Teatro Massimo. Agostino Zumbo rimane con noi e poi ricorderemo l'appuntamento di domani in piazza Università per la protesta, appunto, del mondo dello spettacolo, da un titolo che è davvero già uno spettacolo, L'assenza spettacolare. Intanto andiamo con Anna Pia Panassidi in piazza Teatro. È su uno sfondo mozzafiato come quello di piazza Teatro Massimo Bellini che si è svolta la protesta pacifica organizzata dai titolari delle scuole di danza catanesi per far sentire la loro voce e quella dei propri allievi, a discapito dell'ultimo DPCM che prevede la chiusura delle palestre fino al prossimo 24 novembre. Presenti in piazza ballerini di diverse età, dai più piccolini ad allievi ormai professionisti, tutti interamente vestiti di nero e con le scarpette da ballo appese al collo. Simbolismo che metaforicamente fa pensare alla morte della danza e alla fine della carriera di questi giovani ballerini. Evidente è la rabbia di chi, dopo mesi di investimenti, per rispettare le diverse norme di sicurezza, tra spese di sanificazione e restrizioni nei numeri degli allievi, si vede obbligato nuovamente a chiudere i battenti. Insegnante di danza. Come se lo fosse, perché aiuto mia sorella con i ragazzi, con i genitori, e quindi sono 40 anni che sto insieme a loro e sono qui, anche se io non ballo direttamente, a sostenerli come ho sempre fatto dentro l'aula e in questo caso fuori dall'aula. Bene, il messaggio che vuoi lanciare, che state lanciando oggi? Allora, che ci hanno svuotato di una libertà assolutamente che era rigorosa ed è rigorosa, importantissima e fondamentale. Dentro l'aula, proprio qua ho sentito lei che lo diceva, e mi perdoni se mi ripeto, ma sono d'accordissimo, che evidentemente chi ha deciso di chiudere le scuole di danza non ha mai messo piede dentro una scuola di danza.
Allora, le agevolazioni che abbiamo avuto sono state un pagamento di 600 euro agli istruttori che avevano un contratto di collaborazione sportiva e adesso hanno detto che daranno 800 euro a tutti i collaboratori sportivi. Comunque anche su questo diciamo che ci sono delle polemiche in quanto non tutti prendono 800 euro, alcuni ne prendono anche 100, quindi questo contributo una tantum diciamo che non è equo e non è corretto nei confronti di chi ovviamente ha un compenso superiore. È una formula che programmiamo di fare, ma soprattutto per stare accanto ai ragazzi anche in questo momento particolare. Io credo che l'idea di non farli sentire soli, ma di poterli coinvolgere in delle attività anche in un momento così delicato, credo che possa essere la soluzione migliore in questo preciso momento storico. È chiaro che la danza online non è la soluzione migliore in assoluto, però per questo momento di difficoltà io credo che sia veramente una risorsa che potremmo sfruttare. Io direi che oggi più che mai la danza in Italia si trova finalmente unita, finalmente coesa, e credo che questa sia una bellissima immagine di quello che noi del settore possiamo fare, di quello che noi del settore possiamo garantire come un'unica identità comune, rappresentati proprio da questo momento, da questa massa di persone che sono venute qui a fare valere i propri diritti. Questa è un'immagine secondo me meravigliosa e molto forte. Spero che ci sia un po' più di giustizia e che il presidente Giuseppe Conte ripensi a quello che stiamo perdendo, a quello che stiamo facendo ai nostri giovani, più che altro ai nostri giovani. Stiamo bruciando la loro carriera, perché molti di loro magari un giorno sarebbero stati dei famosi danzatori. Ma un anno non si può perdere di allenamento. Soprattutto insisto sul fatto che le scuole di danza sono luoghi sicuri, senz'altro. Sono luoghi sicuri, sicuramente più sicuri di tante altre cose che invece abbiamo lasciato aperte. Se la cosa è così grave, chiudiamo tutto. Se non è così grave, fateci lavorare, perché noi siamo 100, 200, 300 metri, 8 bambini alla volta. Quindi più sicuri di così non si può. Non credo che si possa di più. Bene, dunque questo è lo spaccato di quanto avvenuto ieri in Piazza Teatro a Catania. Vorrei sentire Agostino Zumbo, qual è il suo pensiero, qual è diciamo anche il filo che unisce gli attori, il mondo dello spettacolo, anche alla danza. Agostino. Beh, mi emoziona ovviamente, perché conosco tante di quelle persone che ho visto lì nel video, ed è giusto quello che ha detto Giusy Vittorino, che è la maestra di danza, ma come tante altre maestre di danza a Catania. Allora, se la cosa è così grave, che si chiuda tutto. Certo. È semplice. Se la cosa è così grave, chiudiamo tutto. Per 15 giorni, un mese, ho capito. Ma questa situazione a metà, dove poi sui pullman, sugli aerei, sulla c'è questo contatto... Vittorino ha detto, è giusto, cioè sono luoghi sicuri, gente che si è preparata per la sanificazione, per mettere tutto in sicurezza, per avere tutte diciamo, le cose a portata di mano e quindi sanificare le mani, eccetera. Allora, sono già luoghi preparati, ma anche ristoranti, bar, sono la movida, quello ci rimettiamo all'intelligenza dei nostri amici giovani e non solo giovani, perché tutti andiamo alla movida. Quindi, allora, se è così grave, atto di coraggio, si chiuda tutto. Certo. Per 15 giorni, un mese, ma non queste cose a metà. Cioè questa cosa, situazione a metà è imbarazzante, cioè non la condivido, credo che nessuno di noi la condivida.
A proposito di lockdown totale, la Francia lo ha ufficializzato, appunto da venerdì fino al primo di dicembre sarà tutto chiuso e quindi saranno autorizzate a uscire soltanto coloro che andranno al lavoro, credo le prime classi di alcune scuole, e per il resto insomma ci vorrà come sempre la autocertificazione, quindi tutto questo in Francia dove la situazione è precipitata. Saranno importanti da questo punto di vista le prossime giornate, verosimilmente il prossimo fine settimana, credo che lunedì e martedì prenderanno una decisione. Agostino, per chiudere prenderla. Questo nostro collegamento, domani noi ci saremo come Sicre Press in piazza, chiedo alla regia di farci rivedere la locandina. Chi pensi verrà in piazza domani? Il mondo dello spettacolo, ma avrete sostegno anche da altre categorie? Ma noi intanto abbiamo detto nell'ultima assemblea che abbiamo fatto con Gianluca Patanè e con Luigi Tabita, che sono i rappresentanti riguardo la CGIL, ma anche le altre sigle la stessa cosa hanno fatto, intanto sì, si chiede intervento di tutti, si è detto anche, attenzione però, bisogna stare distanziati, non ci aspettiamo, non vogliamo la grande folla che protesta, non è una forma di protesta così, cioè è un mettere in evidenza un problema. Quindi anche domani sì, ci aspettiamo la grande massa, per carità, tante persone, però stiamo attenti, cioè dobbiamo stare distanziati, dobbiamo essere molto attenti e che non succedano delle cose strane come sono successe qualche giorno fa, qualche sera fa a Catania. Questo non lo vogliamo, vogliamo una manifestazione tranquilla, distanziata, pacifica, dove si diranno le cose che sono state dette nel cartello che tu hai fatto vedere, perché il momento è delicato, non abbiamo bisogno di cose strane che succedono, per cui ringraziamo le forze dell'ordine, ringraziamo le istituzioni che ci ascolteranno. È un momento di difficoltà e quindi domani ci aspettiamo grande partecipazione, ma con attenzione. Grazie Agostino Zummo, in bocca al lupo, ci risentiamo presto e speriamo che possiamo la prossima volta magari commentare qualcosa di positivo e di nuovi scenari evidentemente per tutto il mondo dello spettacolo. Domani ci vediamo in piazza alle 9.30 in piazza Università, lo ricordiamo, in 17 città d'Italia, Catania compresa, per questa manifestazione denominata l'assenza spettacolare. Scusami. Agostino, Umberto, prego. Perdona, allora ti dico, perdonami, la cosa bella, interessante, che diciamo questa manifestazione è indetta in tutti i capoluoghi di regione, la cosa bella che diciamo è stata autorizzata, che siccome a Catania c'è un grande gruppo di artisti che ha una tradizione nel teatro e nella danza eccetera, è stata autorizzata anche la manifestazione a Catania, quindi ci sarà a Palermo, i nostri dirigenti saranno divisi tra Catania e Palermo, però dico Catania a livello come dire sindacale ha avuto anche un'importanza e ha fatto sentire la propria voce proprio con forza, perché Catania ha una tradizione teatrale non solo molto molto importante ed è bene che questo non si dimentichi. Grazie Agostino Zummo, grazie Umberto, grazie per il contributo dato all'interno dell'informazione raccontata. Stiamo raccontandovi anche i malumori, i mal di pancia, le esigenze, le emergenze di chi sta in prima linea, di chi sta soffrendo maledettamente anche diciamo la questione economica dovuta anche ai recenti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. E a proposito di questo, Musumeci ha frenato sulla possibilità di prolungare gli orari, perché il ministro per gli affari regionali, Boccia, ha già praticamente intimato l'ALT alla provincia autonoma di Trento e Bolzano per quel che riguarda la deroga, perché a Bolzano i locali, i ristoranti e bar hanno avuto una deroga per alcuni giorni per chiudere alle 22 e su questa scia Musumeci voleva firmare un decreto, un DDL, ma praticamente Boccia ha già detto che sarà inutile perché ci sarà immediatamente l'impugnativa del governo.
E andiamo a Catania adesso con Sandro Gaglio per gli assembramenti all'ingresso di una scuola. Stamane siamo a Barriera, andiamo a vedere cosa è successo, sentiamo questo suo contributo, poi in studio con noi il Presidente del Consiglio Comunale di Catania, Giuseppe Castiglione. Io Riccardo Quartararo è una storia, è una scuola che portano dietro decenni di diatribe tra il comune e il proprietario del terreno che è confinante con la scuola, chiuso da un cancello e da una bella catena. Vero è che la chiave della catena ce l'ha il responsabile della sicurezza della scuola, ma nei momenti di difficoltà e di bisogno trovare il responsabile, chiamarlo, prendere la chiave, aprire il cancello, eccetera eccetera, sono tempi secondo la logica parecchio lunghi. Il problema non è indifferente, è quello della viabilità, perché è chiaro che nel momento di uscita e di entrare dei ragazzi a scuola, una strada che non spunta, una strada che è chiusa con catena e catenaccio, sicuramente prova qualche difficoltà a chi deve accompagnare i propri figlioli a scuola e che comunque poi deve fare le manovre per rimettersi un'altra volta sulla via di uscita di via Quartararo. Ecco, state attenti, siamo all'ingresso della scuola, no? Che esiste un ragionamento che è quello distanziamento sociale, ma lasciamo stare, andiamo al nocciolo del problema. Ripeto, siamo in via Riccardo Quartararo, via Riccardo Quartararo che da sempre ha un problema, ed è il problema di questa strada chiusa, è chiusa perché poi all'interno, alla fine della strada c'è un cancello con catenaccio ed è una proprietà privata, ma il comune aveva promesso, aveva dato assicurazioni che comunque sarebbe intervenuto per quanto riguarda l'eliminazione del cancello e la fruibilità della strada che collega in una zona dove tra l'altro la Protezione Civile l'ha individuata come zona di raccolta in caso di calamità. Ecco, siamo qua e vedete, stanno entrando i ragazzi a scuola, piano piano ci sono i genitori che stanno accudendo ai loro figli e osservando pian piano che entrano a scuola. Allora cerchiamo di saperne di più. Signora, chiedo scusa, lei ha detto poco fa che da tanti anni questo problema del cancello esiste. Sì. Da quanti anni, signora? Ma mio figlio aveva tre anni, ora ne ha 17 e non è cambiato nulla, assolutissimamente. Allora, perché lei possa ripetere, quel cancello lì chiuso col catenaccio c'è stato sempre, c'è stato un periodo che era stato aperto? No, sempre chiuso, non è mai stato aperto. Assolutamente, proprietà privata. E sì, che comunque... sì, c'è un problema fra di loro praticamente, fra giudice, comune, e non si stanno mettendo d'accordo completamente. Fatto sta che sti ragazzi si ritrovano in una scuola dove una via d'uscita... non c'è una seconda via d'uscita di salvezza. È una vita che è così. Della vita, cioè che impedisce, che si creano assembramenti, soprattutto perché c'è una scuola e nessuno ha preso mai provvedimenti. Ed è importante aprire questa strada, soprattutto a livello per via d'uscita, per tutte quelle cose che comunque devono perché essere. Perché c'è una scuola, ci sono delle abitazioni qua e la gente è priva anche di posteggiare, poi la gente crea assembramenti con le macchine che devono essere accompagnate davanti alla porta, quindi in caso di urgenza, di un pericolo che si crea, è grave. Sì, in un imbuto. Perché non c'è un imbuto e non si crea, non c'è una via d'uscita. Quindi io non capisco che ancora questa storia duri da tanti anni, ancora non lo so. Sì, che da qualche anno che sì, se ne parli, ci saranno, sì. Ci sono oltre un decennio su questo discorso. Riguardanti il proprietario che mi pare che sia Ciancio San Filippo con il comune, forse erano dei contenziosi per i quali non si può, non sono entrati, non hanno trovato un accordo per aprire questo arco che poi tra l'altro collega una piazza più sopra, altra sì, strada. Certo, andare lì sopra di altezza dove c'è la Lidl. E lo ritengo che sia una cosa stupidissima perché è giusto aprire una strada senza via di uscita, con una scuola presente che può creare soltanto problemi. Non è soltanto problemi, non capisco perché per questioni secondo me politiche non si sia trovata una soluzione. Qual è il problema di via Riccardo Quartararo della scuola Italo Calvino? Allora, il problema è un'emergenza assoluta, perché comunque questa è una strada, cioè,
perché se dovesse succedere qualcosa, se noi dovessimo per esempio chiamare un'ambulanza, l'ambulanza entra ma non esce più. Ora io ci abito, quindi diciamo che questa strada la vedo in diverse ore. Allora, le ore praticamente dell'entrata della scuola e dell'uscita della scuola, che comunque in questa fase oltretutto sono orari tutti scaglionati, significa che in questa strada veramente non si può circolare. Ripeto, se si dovesse creare una situazione di emergenza non so come andrebbe a finire. Oltretutto questa è una strada che col fatto che è senza sbocco, ve l'hanno detto anche i genitori, ma lo vediamo da qui, questa scuola ha la sua zona di evacuazione, che tutte le scuole hanno, diciamo, l'obbligo di avere. La zona di evacuazione è in una zona chiusa a chiave, con un lucchetto, quindi questo significa che in un momento, per esempio, noi siamo una zona, lo sappiamo, a rischio alto sismico, questi dovrebbero aprire il lucchetto, andare nella zona di evacuazione, evacuare tutti i ragazzi. Per evacuare i ragazzi noi facciamo prove e prove di evacuazione, quindi i ragazzi che si devono mettere in fila, eccetera, eccetera. Quindi questo non è assolutamente pensabile. Oltretutto questa gente e anche il dirigente scolastico di questa scuola hanno già fatto queste proteste, l'hanno fatte negli anni. Recentemente si è fatta anche una raccolta firme da parte degli abitanti di questa strada. Non vediamo un vigile urbano neanche a pagarlo oro. Cioè qui c'è una situazione veramente di sicurezza, di mancata sicurezza, di mancata viabilità, di emergenze che potrebbero essere continue. Oltretutto questa, essendo una strada senza sbocco, tantissima gente ha la cattivissima abitudine di mettere la macchina in seconda, terza fila. Mi creda, non si circola. Io le dico solamente che non sono una persona libera, e lo sa perché non sono una persona libera? Perché non sono libera di poter tornare a casa o uscire da casa mia con la macchina nelle ore che voglio. Non aggiungo altro, mi pare che questo problema debba essere urgentemente risolto dal vostro Sandro Gaglio. La buona giornata a tutti. Grazie dunque a Sandro Gaglio per questa segnalazione insieme a tutte le testimonianze, quindi vi raccontiamo sempre anche i malumori del territorio, le problematiche che possono essere anche quelle legate soprattutto alla sicurezza. E allora andiamo a salutare il Presidente del Consiglio Comunale di Catania, Giuseppe Castiglione, che ci ha raggiunto in studio, lo ringraziamo per questo. Grazie Presidente, grazie, ben trovato. Grazie a lei e ben trovato a tutti i telespettatori. Dunque, periodo di Covid, si può fare politica in questo periodo o tutto è rallentato, modificato e tremendamente difficile? Devo dire che la situazione che stiamo vivendo è un po' particolare, però noi stiamo continuando come consiglio comunale. Ricordo a me stesso che ci abbiamo avuto anche un collega consigliere positivo e abbiamo fatto i tamponi, infatti volevo ringraziare l'ASP sia per quanto riguarda tutti i colleghi consiglieri. Posso toglierla, no? Sì, adesso abbiamo la distanza di sicurezza, abbiamo sanificato l'ambiente. Perfetto, e quindi abbiamo fatto i test grazie all'ASP, sia del dipendente della presidenza e soprattutto dei colleghi consiglieri. Ieri abbiamo fatto un consiglio comunale importante, il giorno prima, lo ricordo, è mancato il numero legale, ma ieri eravamo 23 presenti e abbiamo approvato sia il regolamento dell'IMU, ovviamente possono tranquillizzare i cittadini catanesi che non ci sono altri aumenti per quanto riguarda l'IMU, e tra l'altro erano dei vantaggi per quanto riguarda gli anziani che vivono nelle case di riposo, che dovranno pagare di meno rispetto a quanto stanno pagando. E poi un'altra delibera importante che era il rendiconto del 2018, che c'è stato, sì, un disavanzo di 941 milioni di euro e ieri è stato approvato. Le difficoltà non sono per la politica o per il consiglio comunale di questa città, ma sono per i cittadini e per quelli che hanno le attività all'interno della nostra città, e le difficoltà sono enormi. Io ho avuto diversi incontri dopo il decreto fatto dal governo Conte, dove giustamente i ristoratori, le scuole di danza, i teatri, i cinema e chi lavorava nelle fiere o chi organizzava eventi hanno difficoltà enormi, perché credo che chiudere alle 18 in una città come Catania è impossibile. Ecco, ritorniamo sul Consiglio Comunale di ieri con 23 in aula e quindi
Mi piacerebbe sapere da cittadino, ma lo dico da cittadino, non da giornalista, perché mancassero 13 persone, 13 consiglieri comunali, quali sono le loro giustificazioni evidentemente ad assentarsi in aula in un momento così delicato. Intanto vediamo qualche immagine appunto dell'aula consiliare. Assenti in 13, io posso capire 1, 2, una febbre, un raffreddore, eccetera, eccetera. Però alla seconda convocazione, dopo che nella prima giornata di convocazione è mancato il numero legale, è assurdo che per senso di responsabilità, per etica verso anche la città, bisognava essere presenti. Al di là dell'argomento, che era importante perché si è parlato del rendiconto del 2018, quindi del disavanzo di 941 milioni, e appunto, queste sono le immagini appunto di ieri, e soprattutto del nuovo regolamento dell'IMU. Ma al di là di questo, se i consiglieri comunali sono eletti dalla città di Catania, dai catanesi, chiaramente i catanesi vogliono essere rappresentati da tutti. Sono 35, non sono 5.500. Quindi i 13 assenti, e tra questi anche l'ex sindaco Bianco, dovrebbero, a mio parere, dare una giustificazione, ma reale. Perché non sono stati in aula? Perché questo è un gesto contro i cittadini, contro la città di Catania che sta attraversando un momento delicato come tutte le altre per il problema Covid, ma un momento di grave crisi economica che era già accentuato dal disavanzo, dal chiaramente dissesto e anche da una situazione generale del territorio. Quindi io dico, e quando sto parlando con il Presidente del Consiglio, però dico, serve maggiore responsabilità. Non ve l'ha detto il dottore di dover necessariamente andare a fare i consiglieri comunali. Potete tranquillamente continuare a fare quello che facevate prima delle elezioni. Ma se siete stati eletti dalla città di Catania, dai catanesi, dovete andare in consiglio comunale. Dovete presentarvi sempre e comunque, se non per gravi motivi di salute, in aula, per qualsiasi tipo di ordine del giorno. Per rispetto verso coloro che vi hanno eletti e che vi pagano, perché siete pagati con i soldi dei cittadini catanesi. Scusami questo sfogo. E torniamo a Castiglione. Dicevamo 23 in aula, 13 assenti, votanti 21, i due che si sono astenuti sono dei 5 Stelle, Adorno e Diana. Ma al di là di chi c'era in aula e chi non c'era in aula, diciamo che vi siete lasciati alle spalle questo periodo nefasto del disavanzo di 941 milioni di debito. 31 dicembre 2018, quando vi siete insediati. E infatti successivamente abbiamo approvato la delibera del dissesto del Comune di Catania. Quindi no, io non guardo al passato, ma guardo al presente e da oggi guardo anche al futuro. Al più presto faremo altri consigli comunali, devo dire che si dovranno fare le commissioni, già da lunedì le commissioni verranno fatte in smart working, quindi in videoconferenza, e anche i consigli comunali dovranno essere lo stesso. Oggi ho avuto un incontro per quanto riguarda tutta questa situazione, perché quotidianamente credo che 3-4 riunioni al giorno li faccio, per capire e per andare avanti. Ora cosa dobbiamo fare? Abbiamo il piano triennale delle opere pubbliche che spero al più presto verrà portato in consiglio comunale, abbiamo la dismissione di tutti gli immobili, abbiamo una delibera importante dei servizi sociali, perché ci sono state fatte da parte della giunta alcune variazioni di bilancio, perché su questa delibera, che io già l'ho letta e l'ho trasmessa oggi alle commissioni pertinenti, quindi alla commissione servizi sociali e anche al bilancio, è una delibera che c'è una proroga per un anno per alcuni finanziamenti, quindi un'altra delibera importante. Noi stiamo lavorando quotidianamente, non entro in merito chi è presente o meno, però credo che in questo momento l'interesse per la città è più forte anche dell'interesse politico, perché abbiamo difficoltà serie, e al più presto porterà la giunta e quindi trasmetterà a me il bilancio. Quindi questi 941 milioni di disavanzo sono ormai archiviati? Sì, certo. Quindi possiamo dire che Catania si lascia alle spalle un periodo davvero nefasto, lo possiamo dire. Anche perché ieri in aula c'era, l'abbiamo visto anche nelle immagini, appunto stiamo vedendo le immagini, il sindaco facente funzione, il vice sindaco Roberto Bonaccorsi.
che tra l'altro il vice sindaco facendo funzioni è anche l'assessore al bilancio, quindi sicuramente è stato lui che ci ha lavorato di più rispetto agli altri, e quindi stanno lavorando per approvare il bilancio. Devo dire che prima noi avevamo approvato il bilancio stabilmente riequilibrato, giusto che i cittadini lo sanno, e poi è stato trasmesso a Roma al Ministero. Sono passati 6 mesi, 8 mesi e ci hanno dato l'ok per poterlo fare. E chi fa politica e chi amministra, e io devo essere, sono felicissimo di questo, credo che le prospettive per la nostra città sono diverse rispetto al precedente. Sta lavorando il Presidente del Consiglio Comunale di Catania a maniche rimboccate, non essendoci anche il Sindaco, credo che sia anche un punto di riferimento. Sta lavorando anche il Vice Sindaco, ci mancherebbe, però insomma la città ha bisogno di una scossa. Sta bisogno anche di segnali forti, al di là dell'emergenza Covid, no? Perché comunque anche su questo argomento la politica è stata un po' silente, la politica catanese, sull'argomento Covid. Ecco, l'ultima volta che abbiamo sentito la politica o gli assessori è stato quando sono stati riaperti i mercati, quando si è parlato di emergenza, poi è arrivata l'estate. A livello nazionale sembrava che il Covid fosse un ricordo, e invece oggi ci ritroviamo con questa seconda ondata e stiamo tutti col fiato sospeso, perché non sappiamo se arriverà il lockdown, possibile, non lo sappiamo, dipende dai numeri, e chiaramente vorremmo anche capire qual è la situazione in città sotto il profilo sanitario, sotto il profilo dell'organizzazione. Ha accennato il Presidente del Consiglio, ci sarà lo smart working, in quale percentuale? Allora dovrebbe essere intorno al 50%, quindi il personale, per quanto riguarda le commissioni, tutti i colleghi li faranno da casa. Ecco. Per quanto riguarda il personale il 50%, quindi su 5 giorni lavorativi, 2-3 giorni saranno presenti in presidenza e 2 giorni saranno a casa. Vorremmo sapere anche qualcosa in più sui trasporti, perché quello è cioè l'anello debole della catena, quello dei trasporti, su tutta Italia, a maggior ragione da noi che già erano carenti, quindi capire se si sta procedendo verso il reperimento dei bus turistici, che in questo momento, ahi noi, sono quasi inutilizzabili perché appunto c'è poco turismo, capire quale indirizzo si sta dando a questa emergenza, ai catanesi e anche a chi non è catanese ma si trova per lavoro da queste parti. Io le posso rispondere le cose che sono di mia competenza e lo faccio volentieri. Io credo che la cosa più importante che dovremmo fare al più presto come Consiglio Comunale è approvare il piano triennale delle opere. Perché delle opere pubbliche, perché siccome ci sono i soldi per quanto riguarda il patto per Catania, questa è la cosa precedente, si possono sbloccare alcuni interventi importanti nella nostra città. Credo che si sta lavorando finalmente per la zona industriale. Lo sapete benissimo, l'accordo con la Sidra, il discorso che già ci sono alcuni finanziamenti e si sta lavorando. L'impegno ci vuole. Ovviamente il Comune, lo ricordo a me stesso e lo vedo quotidianamente, il Comune di Catania è in dissesto, quindi economicamente non abbiamo tutte queste grandi cifre. Però con l'impegno, con la passione e col lavoro che viene svolto quotidianamente, credo che già alcune cose importanti sono state fatte per la città. E altre bisognerà farne quanto prima. No, le cose da fare ce ne sono tantissime. Ce ne sono tante, però non c'è una disponibilità, però ci piacerebbe sentire la parte ufficiale della politica catanese parlare ai catanesi. Ecco, questo lo auspichiamo per capire qual è la situazione. Sappiamo che non ci sono chiaramente risorse economiche per cambiare il volto della città, però cominciare a coinvolgere anche gli ordini professionali, cominciare a capire qual è lo scenario, cominciare a vedere se ci sono delle ipotesi e delle soluzioni per creare occasioni di lavoro, perché poi alla fine il Covid, speriamo, prima o poi dovrà andare via, dovrà passare questo periodo, ok? Ma bisogna pensare al lavoro, non è che il lavoro possiamo vivere di bonus quando mai arrivano, o di assistenza attraverso il reddito di cittadinanza. Cioè qui bisogna anche guardare al territorio, bisogna anche capire come investire. Non è che poi ci ritroviamo, speriamo presto, senza il problema del Covid, adesso che facciamo? Ci guardiamo in faccia? Cioè non facciamo trascorrere del tempo inutilmente, questo chiedo io come catanese e come uno che vive i problemi della città. Guardi, le posso dire che giustamente il suo discorso lo condivido pienamente, però l'amministrazione comunale può fare alcune cose.
sulle scelte, infatti noi stiamo cercando e gli assessori di competenza stanno lavorando per quanto riguarda, ripeto, il patto per Catania, che si possono sbloccare un sacco di interventi nella nostra città, e quindi potrebbero le imprese edili, che purtroppo in questo momento ce n'è poche, potrebbero incominciare a lavorare. Noi lavoriamo principalmente, questa città è a base turistica, quindi se l'aeroporto riparte, se il porto riparte, potranno venire turisti. Io ricordo a me stesso che ancora qualche turista nella mia città, io stamattina affacciandomi l'ho vista, c'erano ancora turisti che venivano, fortunatamente. Certo. Sicuramente le prospettive è quello, perché nel periodo di luglio, agosto e settembre la città ha risposto bene, i B&B erano pieni, i ristoranti hanno lavorato, ho parlato con diverse attività e devo dire che erano abbastanza contenti. Purtroppo da 10 giorni a questa parte la situazione è veramente drammatica. In chiusura una domanda anche personale: quanto le manca Pogliese come figura istituzionale all'interno del palazzo? Credo che io ho portato e sono stato eletto tutto il mio partito con Pogliese, ritengo che è lui il sindaco della città e gli auguro che, credo che a novembre, non so la data esatta, poco prima di metà novembre, potrebbe rientrare a fare il sindaco. C'è un ricorso contro la legge Severino che lo ha sospeso. Dico, è stato eletto lui, i cittadini hanno scelto lui, c'è una coalizione e quindi gli posso augurare che il 10, il 15 novembre possa rientrare a fare il suo compito. Cosa risponde Castiglione a chi dice che invece dovrebbe dimettersi? Che è una fazione politica ben determinata. Io sono il Presidente del Consiglio, quindi dovrei essere neutro su questo, quindi, però personalmente io non credo che ci siano i presupposti perché lui si debba dimettere, perché è stato sospeso, è rientrato, abbiamo il vice sindaco che è facendo funzione, quindi sta facendo, la macchina amministrativa sta continuando a lavorare, quindi se lui rientra tutto questo non accade più e quindi si toglie ogni dubbio e perplessità. Grazie, grazie a Giuseppe Castiglione, Presidente del Consiglio Comunale di Catania, buon lavoro, ne avete bisogno. Devo dire che il lavoro da 2 anni a questa parte, dico, io sono un privilegiato e sono onorato di fare il Presidente della mia città che amo, però devo dire che le difficoltà e l'impegno è quotidiano e costante, sia da parte mia e anche del Consiglio Comunale, perché ovviamente può capitare che manca il numero legale, ovviamente con qualche gruppo consiliare, ma queste sono anche questioni politiche e quindi Certo. Questo è accaduto. Non ci sono tensioni all'interno della maggioranza? No, devo dire che ieri hanno risposto bene, ovviamente anche l'opposizione fa un buon lavoro, perché anche è capitato in queste volte, però devo dire che anche i consiglieri dell'opposizione hanno fatto diversi emendamenti, hanno modificato, hanno migliorato anche le delibere. Quindi non è un consiglio comunale che lo sa e le responsabilità ce le siamo prese tante. E quindi gli auguro sia al Consiglio Comunale sia all'amministrazione di poter lavorare in sinergia con la città, perché purtroppo la situazione è molto pesante, io me ne rendo conto perché io incontro diversi, oltre che cittadini, anche diverse categorie. E quindi è una situazione, secondo me, che in questo momento il decreto magari non può dare risposte, o quindi o si chiude per 10 giorni, 15 giorni come diceva l'attore, per un mese e poi si riparte da zero, oppure continuando così i ristoratori fino alle 18, i teatri chiusi, i cinema chiusi, le palestre, le piscine, le attività, perché ovviamente io mi rendo conto, ieri abbiamo fatto consiglio di sera e credo che è l'ultima volta che si farà di sera, perché in conferenza dei capigruppo già abbiamo stabilito di farlo qualche ora antecedente. Ma non c'era nessuno, c'era una città deserta, i camion dei panini, certo, i famosi i chioschi, certo, e i bar. Quindi speriamo che l'impegno ci può essere da parte nostra. Noi, i consiglieri comunali hanno fatto diversi ordini del giorno su questo, quindi spero che al più presto si possano votare per dare sia al governo nazionale e anche al governo regionale alcune indicazioni per poter portare delle migliorie alla nostra città. Grazie, grazie al Presidente del Consiglio Comunale di Catania, Giuseppe Castiglione, può rimettere la mascherina Sì. Perché appunto lascia lo studio. Diamo adesso la linea alla regia, breve stacco pubblicitario, salutiamo anche i nostri sostenitori, i sostenitori dell'informazione libera, tra poco un'altra attrice con noi, Carmela Buffa Calleo, che insomma oggi è stata protagonista di un'intervista sul nostro sito online, tra pochissima l'informazione raccontata. We'll be right back.
Pescatore, quando la passione diventa mestiere. Paper Service di Rodolfo da Pisarda. Arredi per uffici, cancelleria, armadi metallici, armadi spogliatoio, classificatori, banche, casseforti e molto altro ancora, come macchine per ufficio, informatica, telefonia, TV monitor, videoproiettori e macchine fotografiche. Paper Service riserva la vendita ai possessori di partita IVA. Paper Service si trova a Catania, in via Enrico Fermi, numero 3, numero 5. Eccoci nuovamente in studio, seconda parte dell'informazione raccontata. Abbiamo in collegamento l'attrice Carmela Buffa Calleo, eccola lì. Ciao Carmela, come stai? Ciao! Bene, ciao. Bene, mi sentite? Ma dove sei? Dove ti Sono trovi? In campagna. In campagna, oh! Allora, ci siamo persi l'ultima puntata di Dolce Nello oppure siamo rimasti a quella relativa al concerto di Noto? Perdonami, non ti ho sentito Umberto, dimmi. Ci siamo persi una puntata di Dolce Nello oppure l'ultima è quella relativa al concerto di Bocelli a Noto? No, l'ultima è quella relativa al concerto di Bocelli, chiaramente mi sto preparando per altro però. Senti, nella prima parte abbiamo sentito Agostino Zumbo per rilanciare anche la protesta di domani, il grido d'allarme, l'ennesimo del mondo dello spettacolo, già maltrattato per quel che riguardava la prima parte del lockdown, adesso insomma la chiusura addirittura totale di cinema e teatri e di tutto ciò che riguarda lo spettacolo. Ma è davvero, sì, è vero la notizia secondo la quale voi non lavorate dal mese di febbraio? Guarda, il mio ultimo contratto risale a dicembre scorso, io ho smesso di lavorare a gennaio, ho fatto in tempo a concludere le riprese di le repliche di uno spettacolo e poi è iniziato tutto. Quindi io personalmente per esempio non lavoro da gennaio e tanta gente come me, a me sono saltate tutte le produzioni da gennaio in poi. Qual è lo scenario a questo punto, Carmelo? Ora, al di là diciamo dell'ironia amara chiaramente, qual è lo scenario per chi fa la vostra professione, che la si fa con tanta passione, tanto lavoro e soprattutto formazione? Guarda Umberto, ti dico questo, ieri abbiamo avuto una riunione sindacale e ci siamo detti molto che molto probabilmente il nostro lavoro non riprenderà prima di 2 anni, perché chiaramente considera anche che anche se si riprende fra 1 anno veramente a fare davvero programmazione e produzioni, bisognerà rifidelizzare il pubblico, bisognerà dirgli che non c'è più da aver paura, bisognerà ricreare questo rapporto con il pubblico, perché già il teatro mancava di pubblico, perché purtroppo tante cose concorrono a non far andare la gente a teatro. Per cui adesso è ancora più difficile, però proprio perché è più difficile significa che ce n'è più bisogno. Quindi noi ci siamo assolutamente, non smetteremo di lavorare, di studiare, di protestare. E a proposito di questo, Umberto, se me lo consenti, la manifestazione di domani, che è ufficialmente una manifestazione degli operatori dello spettacolo, io vorrei invitare tutta la città, perché ormai non si tratta più di una manifestazione di categoria, si tratta di una manifestazione della gente, perché tutti quanti ormai siamo in questa situazione, perché nessuno di noi vuole non chiudere, ma certamente chiediamo a uno Stato che ha una delle più grosse pressioni fiscali in tutta Europa, chiediamo a uno Stato di rappresentarci davvero, di proteggerci davvero, perché se tu chiedi di chiudere, come giusto che sia, devi consentire alle persone di vivere, devi consentire ai figli di essere mandati a scuola, alle persone di poter mangiare, perché siamo a questo punto. Carmela, hai sentito il presidente Musumeci oppure l'assessore Messina? Hai avuto un colloquio con loro?
No, loro non si sono mai fatti sentire, ma io non me lo sarei neanche aspettato, perché, ripeto, sarebbe stato interessante, perché questo si sarebbe voleva dire che davvero c'è una volontà di ascolto, però invece hanno continuato tranquillamente a fare le loro cose, a utilizzare il loro potere in maniera veramente, non ci sono parole per definire quello che hanno fatto e che continuano a fare. C'è una mancanza di rispetto nei confronti della popolazione che è grandissima, e questa è una cosa molto grave. Ripeto, io ho già detto ieri in un'intervista, qui non si tratta di giudicare, io non sono mai contro il politico per essere contro il politico, ma certamente atti politici di questa gravità vanno assolutamente condannati, vanno guardati per bene, perché non si verifichino più queste cose. Non è più possibile pensare che una persona che fa politica abbia comportamenti di questo tipo, che trovo vergognosi, e come me chiaramente io, come dire, ritengo in questo momento di dire quello che pensano veramente tantissime persone. A me che il presidente Musumeci, con tutto il rispetto per il suo ruolo, dica prima di uno spettacolo che quello spettacolo di Bocelli significa e simbolicamente la ripartenza, a me mi dà rabbia. Certo. Perché non è giusto, è fuori da ogni ragione una roba del genere. Tu hai fatto un evento esclusivo per gente che ha potuto permettersi di spendere 500 euro per un biglietto. Questo non è inclusivo, non è un evento che tu fai per dimostrare che stai ripartendo. Ma riparti cosa? Cosa riparte? Riparte chi? La gente che lì non ha problemi di sostentamento, né tu presidente né tu assessore. Ecco Carmela, avremo modo di tornare anche su quanto avvenuto recentemente in Sicilia, anche perché ci sono tanti settori che non si sono sentiti sostenuti dalla regione in tutti, diverse tutti. Categorie, per quello che poteva fare la regione evidentemente. Certo, poi vai a capire perché è stata celebrata questa manifestazione, questo grande evento che avrebbe dovuto portare non so che cosa alla Sicilia, cioè l'evento di Bocelli, poi l'indomani si è chiuso tutto, praticamente siamo un semi-lockdown. E allora certo, le cose insomma, che ti balzano agli occhi non sono poi così chiare se ci pensi un momento. Avremo modo di parlare di questo, perché molte categorie, dicevo, volevano più sostegno. Parlo del click day, tanto per non andare lontano, il bonus Sicilia, sì. Il flop incredibile, sì. Ma nessuno si dimette, nessuno fa un passo indietro, c'è sempre l'alibi, la colpa è di Tizio, di Caio Sempronio. Nel caso del click day, 56.000 aziende aspettavano questo benedetto 5 di ottobre, poi dice, hanno detto Turano e Armao, no, lo rifacciamo giorno 8, il giorno 7 invece cosa fanno? Una conferenza stampa dicendo no, annulliamo tutto, diamo soldi a tutti, vediamo un po', aspettiamo. Ancora oggi, che siamo praticamente quasi a novembre, non si ha notizia. E le aziende sono al collasso, altro che purtroppo, soldi a fondo perduto, non è arrivato nulla, perché non sanno come doverli distribuire e se ci sono questi fondi, senza parlare della finanziaria regionale, quella famosa finanziaria da guerra, che ancora non è stata approvata, fu approvata a marzo, ma ancora mancano i fondi, ancora manca il sì del Parlamento, ancora mancano le varie autorizzazioni. E noi stiamo qui a discutere ancora. E poi certo, arrivano Dolce & Gabbana, 500 e passa mila euro. È un po' Bocelli troppo, quanto è un costato? 300.000 mi pare il concerto. 358 è la cifra finale, è 358. 358.000 per Bocelli, qualche domanda te la fai. Carmela, domani ci vedremo in piazza, ci saremo anche noi di Sigla, sì, Press, e poi sì. Ti aspettiamo in studio. Con va piacere, bene, quanto con prima. Piacere. Ecco, chi Umberto, vuoi che ci sia domani? Chi vorresti ci fosse al tuo fianco domani in questa protesta in Piazza Università? Mi piacerebbe tanto vedere tutta la gente, non solo noi dello spettacolo. Io invito davvero chiunque, qualunque categoria di lavoratori che sia in difficoltà, ma mi piacerebbe vedere anche la scuola accanto a noi. La scuola che è fondamentale in questo momento. In questo momento, Umberto, siamo chiari, in questo momento le uniche persone che possono tirare sospiri di sollievo, non so ancora per quanto, sono gli statali e i pensionati, non sappiamo ancora per quanto, ma sarebbe bellissimo vedere in questa manifestazione anche queste persone, perché questo significa davvero essere un popolo. Il popolo non è chi sta bene e chi sta male, il popolo è tutto.
Assolutamente, e invito tutti i nostri telespettatori e chi ci segue anche su internet ad andare su sicrapress.it, perché c'è una intervista appunto di Serena Valastro con Carmela Buffacalleo, che appunto in qualche modo fotografa a 360 gradi il momento davvero critico e davvero delicato che sta attraversando il mondo dello spettacolo e del teatro in particolare. Vedete, è calato il sipario e i soldi arrivano ai teatri e non agli attori, ma poi c'è tanto altro. Con la sua solita trasparenza e lealtà, Carmela è stata sincera a 360 gradi. Grazie Carmela. Grazie, grazie a tutti, a domani Umberto. Grazie, grazie dunque ciao, a Carmela Buffacalleo che era in collegamento da noi da una zona di campagna della Sicilia, come abbiamo visto, insomma ha voluto partecipare nonostante non fosse a casa a questo nostro appuntamento, al nostro talk dell'informazione raccontata. Andiamo verso la fine, allora vi proponiamo un filmato che sapete sui social stanno girando tanti filmati sul Covid, sul significato, sull'allarme in generale, non parliamo di aspetto sanitario, ma in qualche modo di lavaggio del cervello? Chissà. Vediamo questo filmato davvero interessante che è stato registrato in lingua spagnola ed è con i sottotitoli italiani. De che colore è sta carpeta? Verde. Verde. Se algún alumno llega tarde a clase, como acostumbra a suceder, yo les preguntaré por el color de la carpeta y ustedes me dirán rojo. ¿Estamos? Vale. Hola. Tarde, pero pase. Bien, sigamos. En filosofía hay corrientes como el positivismo que no admiten otra realidad que no sean los hechos. Filósofos como Auguste Comte consideran que hay cosas que caen por su propio peso y que no admiten discrepancia. Como por ejemplo, el color de esta carpeta. Usted, ¿de qué color es esta carpeta? Roja. ¿Y usted? Roja. ¿De qué color es? Usted, la chica del pelito corto. Roja. ¿Y usted? Roja. 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 ¿Y usted? Roja. A ver, ¿puedo continuar? Está claro que la carpeta es verde. Y han sido testigos directos de la debilidad del ser humano cuando es sometido a la presión ambiental, incluso en lo que se refiere a la percepción física. Bueno, yo me he dado cuenta de que era un juego. O sea, me parecía rara la pregunta. Claramente la carpeta es de color verde. Pero como todos decían rojo, usted ha dicho rojo. Bueno, porque pensaba que... Según Nietzsche, el mundo puede dividirse entre dos tipos de personas. Las que siguen sus propios deseos y las que siguen el deseo de los demás. Las primeras son fuertes y no se dejan gobernar por nadie. Y las segundas son débiles y se limitan a hacer lo que dicen y hacen. Los demás. No se preocupe. Esto es el pan de cada día. Somos muy sumisos y acabamos admitiendo las ideas de la mayoría. Incluso en Alemania, la gente fue capaz de creer lo que repetía una y otra vez la propaganda nazi. Ya lo decía Kant con toda su amargura. El ser humano es el único animal que necesita un amo para vivir. Parole chiare in questo breve video che sta girando sui social, davvero significativo, ognuno può fare la riflessione che vuole, che ritiene opportuna. Noi intanto ci fermiamo qui, tutte le notizie le trovate su www.sicrapress.it, cercateci anche sui social, Sicrapress è l'informazione raccontata, per lo sport chiaramente Sala Stampa, la trasmissione domenicale, sempre live, in diretta alle ore 20:30 su Prima TV. È tutto, se Lucy Gulotta è pronta possiamo andare certamente in sigla. Questi sono i nostri contatti per qualsiasi segnalazione alla nostra redazione. Grazie a tutti per l'ascolto e per l'attenzione.